A tutti. Allora, scusate per l'incidente tecnico, ma lasciare in mano a un ipovedente la registrazione è sempre un rischio. E invito alla tolleranza zero in questo caso. Beh, sentiamo Lucio sulla questione della tolleranza. Sì, parlavamo prima un po' qua insieme, però intanto la tolleranza si può avere già un doppio significato, ce ne ha molto di più in realtà, no? Però si può intendere la tolleranza nel senso di sopportazione, che poi è un termine che spesso si usa in termini tecnici, insomma, tolleranza di materiale al carico. La tolleranza come la intendiamo noi, penso, attualmente, come diceva Franco, la tolleranza ha avuto un'evoluzione come etimo e come senso etimologico, cioè senso della parola, significato, grandi cambiamenti di significato. Quello che vediamo ultimamente, cui facciamo riferimento, è quello di, cioè di essere qualcosa che, un atteggiamento che abbiamo rispetto a quello che è la nostra visione ideologica o di credo, di qualcosa, di poter anche confrontarci, accettare in qualche modo la diversità che altri propongono. Cioè già in questo viene in mente più che altro che forse, però, cioè, che forse il confronto potrebbe stabilire un po' meglio il discorso. Cioè, tolleranza ha già sempre comunque un qualche cosa di, come diceva Franco prima, qualcosa di quasi un senso di superbia in qualche maniera, no? Il problema appunto viene, e lo esemplificavamo prima, per esempio nel caso della ricaduta, delle ricadute che vive chi ha situazioni in famiglia in cui le ricadute, cioè come ti poni di fronte a questa ricaduta, no? Cioè, essere tollerante, che cosa significa? Cioè, bisogna chiedersi veramente, non siamo sullo stesso, ci mettiamo sullo stesso piano, cioè, ascoltiamo, diciamo, tra virgolette, accogliamo la ricaduta come anche un'espressione della personalità, della situazione, magari del periodo di vita di una persona che ci sta vicino o ci sta attorno, o ci poniamo sempre in termini giudicanti. Cioè, che una cosa che verrebbe quasi da fare, insomma, no? Ed è su questa cosa, che sta il punto in cui, dovresti avere ben chiaro, uno, se anche tu, diciamo, sei senza peccato, se scagli la prima pietra, no? O se anche accettare, quello del mio caso, riguardo a Simone, se accettare il fatto che comunque rispetto a poco tempo fa abbia fatto dei grandi passi e veramente oggi l'ha rivendicato lui. Cioè nessuno però dice, mi puntate sempre il dito tutti addosso perché ho bevuto, sì, ho bevuto e potrei bere ancora. Così è arrivato, ci hanno bevuto il Piave oggi, per indicare la misura. Però dice, nessuno di voi mi dice niente di come sono cambiato. Cioè, tutti guardiamo, si è tutti focalizzati su una cosa, no? Su un punto preciso, in questo caso il fatto che abbia usato dell'alcol in maniera, come al solito, smodata, perché per Simone non ci sono mezze misure. Però nelle mezze misure bisogna oggettivamente anche accettare che sono 2 anni, che 1 anno e mezzo che lavora, che non è mai mancato, che non è mai arrivato in ritardo, che si è sempre impegnato, lui ecco, rivendicava questo oggi, dopo l'ennesima ricaduta in pochi giorni. Perché quindi ci ponevamo la domanda di quanto fosse, anzi la domanda, la sicura di quanto sia difficile
parlare di tolleranza del comportamento che secondo noi dovremmo tenere in una situazione di questo tipo, perché poi arrabbiarti, discutere, cioè minacciare, non so, è l'atteggiamento giusto. Cioè, certo che non puoi condividerlo, no? Però cioè, se resta solo tolleranza, forse bisogna fare anche sentire l'accoglienza comunque. Cioè, perché chi fa queste cose, non è, cioè, chi si lascia dare queste cose, ha delle difficoltà, ha dentro sì, un tipo di dolore esistenziale che comunque va colmato con l'alcol, non è la strada giusta, glielo puoi dire tutti voi, lo sappiamo tutti. Però c'è anche un rispetto, ci vuole anche rispetto per quello che è alla base, secondo me, di questo comportamento. Ed è su questo che si gioca questo equilibrismo tra tolleranza e accoglienza. Ecco, cioè non vedo, sempre tenendo conto di essere sicuri che questa tolleranza non sia invece l'espressione di una nostra, come dire, giudizio che di noi, su di noi è sempre molto elevato che tende più che altro a sminuire gli altri, ecco. Ecco, su questo dilemma un po' ci siamo parlati. Sì. Un altro aspetto della tolleranza di cui abbiamo parlato è capire cosa intendiamo per tolleranza, se è un significato illuminista che Sì. ha più a che fare con l'accoglienza e con l'accettazione. Oppure è un termine un po' che ha qualcosa di dispregiativo e soprattutto se comunque bisogna essere tolleranti in ogni caso, ed era una cosa a cui io non ero d'accordo. Non solo non posso essere sempre tollerante, perciò io posso non essere tollerante, anzi ti combatto, perché non si può accettare tutto da chiunque. Ci sono delle cose dove io mi ritrovo intollerante. Non accetto tutto, non solo non l'accetto, ma le combatto. Per cui anche questa è una visione su cui abbiamo discusso. C'era chi diceva che bisogna essere tolleranti sempre, anche nei casi più estremi, senza giudizio, e c'ero io che invece sostengo che non si deve essere sempre tolleranti, tutt'altro, insomma. Questo forse ha un po' a che fare con l'etica, un'altra parola di cui discuteremo, che andremo ad affrontare. Se tu mi dici sparo al negro, non sono tollerante, ma ti combatto anche, insomma. Sì, finisco perché abbiamo tirato fuori prima il discorso di quel paradosso di Popper che ha scritto sulla tolleranza, che dice che se dovessimo essere, cioè estendere quindi la tolleranza a tutti, dovrebbe estenderla anche agli intolleranti. Certo, eh. Ma in quel momento però la tolleranza sarebbe finita come la libertà probabilmente. Quindi tenerlo presente, poi, cioè, perché appunto non puoi essere tollerante con tutto, no? E quindi, però è proprio un paradosso. No, ma è un paradosso che sicuramente apre un pochino gli occhi, no? Nella banalità dell'errore che io ho fatto prima nel collegamento, no? È frutto di un atteggiamento presuntuoso sulla mia capacità di vedere, no? E se io accetto il mio essere ipovedente, è chiaro che devo accettare anche di chiedere aiuto. Ogni volta che faccio l'errore di autosufficienza, come ho fatto prima, incorro in un errore.
che non deve essere giustificato sulla base del fatto che sì, hai sbagliato, però non hai colpa, no? Non c'è colpa, ma c'è responsabilità da parte mia. Per questo io dico che rispetto alla presunzione di sapere, di vedere quando non c'è, o di essere autosufficiente, e questo riguarda anche, può essere un difetto mio personale della vista o dell'udito o di qualsiasi altra condizione, però io come non autosufficiente non posso pretendere di essere in ogni caso tollerato dagli altri. Devo essere anche richiamato, perché se no, appunto, cadiamo nel paradosso di Popper, no? Siccome tu sei, c'è stato tutto un ragionamento intorno alla marginalità santificata, no? Siccome sei marginale, sei sostanzialmente l'incarnazione di Gesù Cristo, no? Quando il messaggio evangelico, chiunque abbia fatto questo al più piccolo dei miei fratelli l'ha fatto a me. Ma non era una indicazione semplicemente alla marginalità, ma verso tutte quelle persone che facendosi umili, e non sempre la marginalità è umile, a volte è anche arrogante, questo non possiamo perderlo di vista. Avrà tutte le sue buone ragioni, su questo non c'è nessun dubbio. Però il principio di tolleranza non è applicabile al comportamento intollerante. Questo apre una prospettiva molto difficile. Chiunque scagli la prima pietra ci pensi un attimo, perché, ma c'è attenzione perché quando viene richiamato da Gesù il rapporto con il popolo, con l'adultera, i giudicanti con l'adultera, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Nessuno lo fa ovviamente, no? Perché sono stati richiamati sui propri limiti e difetti. E tutti se ne vanno, e poi però la frase finale ce la dimentichiamo sempre, Esatto. rivolta all'adultera, eh? Sì. Va e non peccare più. Cioè, io non ti ho giudicato, no? Loro non hanno avuto il coraggio di scagliarti, di lapidarti, perché questa era la condanna, perché li ho richiamati sui loro difetti, però questo non ti giustifica, va e non peccare più. Questo è un atteggiamento che è difficilissimo, perché noi oscilliamo costantemente tra il giudizio e il lasciar fare in nome della tolleranza. Ed è un grande tema questo per la democrazia, per esempio, no? Chi assale la democrazia e si richiama ai valori della Costituzione repubblicana, antitotalitaria, no? E pretende di avere spazio di legittimità sulla base del principio di tolleranza, ma porta avanti il principio di intolleranza, crea sicuramente una contraddizione enorme, che apre prospettive molto difficili. Ovviamente, poi se entriamo nel concreto delle condizioni e delle contraddizioni caratterizza la nostra esistenza, ogni volta che c'è una ricaduta in una famiglia, in un club, siamo tentati a fare i tolleranti e non semplicemente a, prima di tutto, a mettere in discussione noi stessi di fronte alla ricaduta dell'altro. Dopodiché, messi in discussione con noi stessi, siamo quei peccatori che non osano lanciare la pietra contro l'altro, però dobbiamo anche accogliere questa indicazione e però decido di cambiare stile di vita e esistenza. Poi, caro amico che sei ricaduto, lo chiedo anche a te, e non ho paura che tu te ne vada, perché sei libero di farlo. Non ti voglio trattenere a tutti i costi in funzione della tolleranza. Farei una lesione alla tua libertà, anche di sbagliare. Bertilda? No, beh, io l'aspetto della tolleranza lo vedevo di più nel club, no? E nelle relazioni che si possono instaurare, nel senso che per quello che sto capendo, cioè, il club per me è un luogo di crescita, è un luogo anche di sincerità, dove dobbiamo cercare di, no, ecco, di
di essere anche sinceri nelle cose che dobbiamo dire, nel porci una maniera sincera e reciprocamente imparare ad accettare di discutere dei propri limiti, dei propri difetti, proprio per costruire relazioni vere, di aiuto, di conoscenza e di crescita. Ecco, questo era un po' l'aspetto che io vedevo, no? Perché a volte appunto la tolleranza, ma si è fatto così, mi ha detto così, e sopporti. In realtà credo che quello è il luogo in cui si imparano e si possono costruire delle amicizie vere. Bene, Gio. Grazie. Allora, volendo continuare anche un po' il messaggio, quanto già stato detto, al di là di un discorso in cui è importante quasi riuscire a tollerare il non farlo con la pretesa di essere migliori di quello che si tollera, perché non necessariamente è così, non è detto che perché qualcosa va tollerato indichi una persona come qualcuno di sbagliato, qualcuno di inferiore. Mm. È anche molto importante, quindi, secondo me, non fare il peccato di orgoglio nel momento in cui si decide di tollerare, perché non solo come abbiamo parlato con Lucio, può essere una cosa sbagliata, magari c'è un momento in cui non è ora di tollerare qualcosa, è il momento di effettivamente rimproverare, non necessariamente perseguitare, voler far del male o odiare chi si è deciso di non sopportare o tollerare. Però magari non è il momento di lasciar fare per nulla, bisogna imporsi e decidere che quella cosa non va più bene. Quindi non necessariamente perché sei tollerante stai facendo la cosa giusta. Stai facendo la cosa giusta. E in ogni caso, quando tollerare è la cosa giusta, non per questo di sentirti santificato, perché bisogna vedere cosa vuol dire per tollerare. Mm. Nel momento in cui riconoscere che, scusami l'esempio un po' estremo, però è per far capire, riconoscere nel momento in cui riconosci che le persone di colore hanno gli stessi diritti di quelle che non lo sono, ti stai agendo da persona decente, non da persona illuminata. Quindi. Bene. Riccardo. Allora, opponendomi a quello che ha detto Teresa, secondo me chiunque merita e chiunque dovrebbe accettare e tollerare gli altri, e chiunque si merita di essere accettato e tollerato, però come persona. Quindi uno è benissimo libero di non accettare e tollerare le idee di un altro. E ognuno ha le proprie idee e bisogna accettare quelle, e bisogna accettare che l'altro abbia altre idee. Non bisogna per forza accettare le idee degli altri, ma che gli altri abbiano delle idee diverse e accettare loro come persona che hanno idee, insomma. Quindi anche i politici peggiori, bisogna fare quel salto di empatia per capire che anche loro avranno le loro ragioni per dire certe cose, insomma. Ovviamente se noi abbiamo altre idee è anche giusto che noi ci imponiamo per imporre la nostra idea, e quindi magari non lasciar fare, insomma, ma no, tollerare non significa non lasciar fare. Un'altra cosa che avevo detto riguardo lo spunto era avuto da Lucio con parlando di Simone, che appunto come fa un genitore, come dovrebbe comportarsi un genitore di fronte al figlio che fa qualcosa che il genitore non vuole, insomma, è qualcosa di pericoloso per il figlio. Quindi faccio l'esempio, c'è il bambino che gioca ai videogiochi, passa tutto il tempo a giocare ai videogiochi, e c'è il padre che vorrebbe che lo facesse judo. Il padre lo propone al figlio è interessato, però
non, il figlio alla fine non ha voglia, insomma, di andare a fare judo. Quindi cosa fa il padre? Chiede al figlio se la settimana prossima il figlio si impegna ad andare a judo. Allora magari il figlio dice di sì, dopo passa una settimana, la settimana dopo cosa fa? Il padre porta il figlio a fare judo e diciamo lo obbliga, perché è quello che il figlio aveva espresso la settimana precedente. E il padre lo porta, sia che in quel momento il figlio lo voglia o che non lo voglia, insomma. È un impegno preso. Esatto. E quindi a quel punto lì cosa succede? Magari il figlio, gli si chiede al figlio se ti è piaciuto, no? Così. E vabbè, se non gli è piaciuto, basta, insomma, è giusto rispettare la libertà del figlio. E se gli è piaciuto, allora gli si rifà di nuovo la domanda. Allora, ti impegni per la settimana prossima di andare di nuovo a judo? E avanti così. E quindi cosa si fa? Il padre e il figlio costruiscono un legame, diciamo, costruiscono un team, stanno dalla stessa parte, in più il padre riesce a responsabilizzare il figlio. Questo sul judo. Sì. E sul videogioco? Il videogioco, diciamo che... Il videogioco evidentemente dal padre non era molto amato. Sì. No? Diciamo che andare a fare judo un po' toglie il tempo anche al gioco. Insomma, un po' quella è la questione. Insomma, la cosa sbagliata sarebbe andare a tirare via il gioco al figlio. Perché a quel punto lì c'è uno scontro di potere. E quando c'è uno scontro di potere tra il padre e il figlio vince sempre. Interessante questo, eh? Puoi spiegare un po' meglio come fa a vincere sempre il figlio, allora, nello scontro di potere? Beh, la storia che ho sentito su internet era che il figlio, cioè c'era il padre che appunto c'era questa problematica qui, no? del padre che non voleva che figlio giocasse perché stava prendendo tutti i voti, andava sempre peggio a scuola. E allora cosa ha fatto il figlio e il padre? Gli ha preso tutti i videogiochi. Poi però c'era madre e padre che erano separati. E il figlio andava un po' dalla madre e un po' dal padre. E nei momenti in cui il figlio andava dalla madre, no, sembrava che non ci fosse nessun problema. E la madre diceva che il figlio non giocava ai videogiochi, era tutto a posto. Però dopo si è scoperto che il figlio si era trovato una console portatile e con quella lì ha arginato il problema, insomma. Lui alla fine ha vinto nello scontro di potere, è riuscito a continuare a giocare in giochi e il padre ha perso, non lo sapeva. Ha perso senza saperlo. Sì. Perché è stato furbo il figlio. Sì, perché? Ma perché il figlio si comporta in questo modo? Perché gli ha insegnato il padre allo scontro, diciamo, che di fronte a una problematica tra due persone, la cosa si risolve con il potere, con lo scontro. È interessante questo punto di vista, no? Rispetto a questo rapporto tra tolleranza, potere, a questo punto, è accoglienza, perché poi dietro c'è sempre questa presunzione del potere, no? E alla fine chi vince? Chiaro che vince sempre chi in qualche modo riesce a truccare le carte, no? Il potere è frutto dell'astuzia, dell'inganno sostanzialmente, no? Dove di fatto poi non vince nessuno, però nella esemplificazione che fa Riccardo è chiaro che è mancato il dialogo, che è l'antitesi al potere. Cioè, il potere dispone sulla base di una ideologia e impedisce assolutamente il dialogo. Nel dialogo non vince nessuno, nel senso che si arriva a una negoziazione. Per questo io credo che sia importante approfondire questo tema che ha sottolineato molto bene Lucio relativamente a quello che
giustamente anche sottolinea Simone, no? Non vedete i progressi che ho fatto, vedete semplicemente le regressioni che sto vivendo in questo momento, no? A me viene sempre in mente l'esempio di Udolin che di fronte al, diciamo, il primo alcolista trattato che aveva le sue ricadute e che portava come esempio dell'efficacia del metodo che aveva introdotto, di fronte alle osservazioni che gli venivano poste, ma come porta come esempio questa persona che lo sappiamo benissimo che ogni tanto ricade, no? Che non è una rappresentazione di perfezione, no? E Udolin molto semplicemente, continuando a insistere su questo, era l'esempio di come funziona il club, ricordava che quella persona prima ricadeva sempre, adesso qualche volta. Era veramente una dichiarazione di impotenza da una parte e di efficacia di un'azione contemporaneamente. Cioè io non pretendo, diceva Udolin, di trasformare le persone in un'idealizzazione di comportamento e di stile di vita. Riconosco che ci sono delle cose che ognuno di noi ha in sé e che sono caratterizzate da molti difetti e cose insopportabili, molte delle nostre abitudini sono insopportabili, eh? Sappiamo benissimo che gli altri non le sopportano, ma il principio della convivenza è quello di riconoscere i miglioramenti che le persone fanno, senza per questo giustificare le ricadute e i momenti di errore, quindi entrare in un dialogo che è critico e di riconoscimento allo stesso tempo. Un'operazione difficilissima questo da fare, perché se io critico da una parte e contemporaneamente riconosco a quella persona, mi è capitato anche recentemente di ricevere questa domanda, sì, sono in difficoltà, sto vivendo un momento difficile, ma da te voglio una risposta, sono migliorato o no? Pur manifestando in questo momento un momento apparentemente di difficoltà. E non per compiacenza, ho fatto un brevissimo ripasso evolutivo e ho colto, come ha fatto Lucio prima, molti, esempi molto semplici. Lavora da un anno e mezzo senza interruzioni, andando regolarmente al lavoro, sarà poco, ma è già qualcosa. E questo siamo molto poco disponibili a riconoscerlo. Sulle piccole cose riconosciamo il valore della ricerca della sobrietà che non coincide con l'astinenza, naturalmente deve fare i conti anche col problema dell'astinenza, però nell'aspetto dell'accoglienza dell'altro, pur nelle contraddizioni, dobbiamo fare l'enorme fatica di riconoscere i progressi. E sempre, se noi facciamo molta attenzione, possiamo scorgere. Altrimenti rischiamo di trovare delle persone astinenti dall'alcol che non hanno cambiato la vita. Immagino che la fatica per Simone di fare anche un lavoro che nei suoi parametri esistenziali è anche faticoso non solo sul piano fisico, ma anche rispetto alle aspettative di grandiosità, perché ha uno stipendio normale, cade al 90% delle persone che vivono in questo paese. E noi non riusciamo a riconoscere questo, perché una persona, per esempio, che gioca, si aspetta di ricevere guadagni smisurati, non sa benissimo che ogni tanto perde, anzi più delle volte perde. Però il fatto di adempiere un compito continuativo, perseverante, è un segno che gli va riconosciuto. Da lì possiamo aprire uno spazio di dialogo importante, altrimenti facciamo l'errore che è sempre stato fatto in nome del principio di tollerare ciò che è accettabile e di intollerabile e di non essere tolleranti, intolleranti sostanzialmente rispetto a ciò che è inaccettabile. A quel punto prendiamo il matto di turno e lo escludiamo, o lo chiudiamo in manicomio, o lo stigmatizziamo, lo alieniamo rispetto alla possibilità che remotamente può anche avere.
Ecco, con adesso chiudiamo la registrazione e apriamo anche un dialogo semplice su questi aspetti che richiedo, ritengo siano molto importanti anche per il futuro dell'evoluzione dei nostri programmi dei club. Siamo alla fine dell'anno e qui c'è anche Loredana che si è data da fare per la costruzione del sito internet, no? Che ormai credo sia è pronto, per cui primi settimane dell'anno prossimo sarà pienamente attivo. Ricordo che Loredana sta traducendo un documento, adesso non mi ricordo se tu vuoi... Sì, è una, è un opuscolo appena nato, fresco fresco di pubblicazione della, da parte dello IOGP, che è questa realtà norvegese, che fa parte di Eurocare, questa qui appunto che Eurocare Italia fa parte di questo network europeo che si chiama Eurocare, e qui fa parte anche l'IOGP. È una pubblicazione che riguarda l'attività dell'industria delle bevande alcoliche, proprio nei termini della loro presenza nelle istituzioni, quindi che riguarda il lavoro di lobby che riescono a mettere in atto nei confronti delle, appunto delle istituzioni, da cui sembrano decisamente ben accolti, perché ovviamente poi muovono anche una certa quantità, un certo volume di denaro e di profitti, quindi la politica insomma riguarda sempre con grande attenzione. E vengono riportati dei dati interessanti proprio di presenza fisica, no? Di presenza, di partecipazione di questi rappresentanti di categoria delle varie realtà, dei produttori piuttosto che delle multinazionali. C'è una bella descrizione rispetto a quella che è il lavoro di lobby indiretto, cioè quello che viene realizzato attraverso le attività sociali, però promosse dall'industria, quindi un certo tipo di ricerca finanziata dall'industria, le varie campagne, le bevi responsabilmente, sono tutte attività che poi rientrano, no? Dentro sono anch'esse un certo tipo di pressione, di influenza che non diretta, ma indiretta, che con la quale cercano di ottenere, no, dei vantaggi per il loro mercato. Ma anche appunto la sottolineatura rispetto proprio alla presenza, alla partecipazione agli incontri, soprattutto a livello europeo, perché si parla di Commissione Europea di Bruxelles proprio, ed è interessante il confronto tra la presenza di tutti questi rappresentanti di vino, di birra, di altri alcolici, e invece la presenza della società civile che è rappresentata da questo tipo di realtà, tra cui appunto il Rocher, perché ci sono questi grafici molto curiosi, no? Con questi numeri altissimi rispetto all'industria, invece questa sottiletta di presenza appunto della società civile. È un opuscoletto piccolo, tipo quello dei sette messaggi, e appunto lo sto traducendo, per adesso è disponibile online, lo metteremo appunto sul sito e poi girerà anche. E nel frattempo anche Claudio Zorzi si è fatto partecipe a sostenere queste campagne di prevenzione, sta traducendo con molta perizia, devo dire, questi 28 messaggi, 21, 30-31 messaggi con collegamenti anche a siti che riportano alle evidenze scientifiche di quello che viene detto, e anche questo sarà molto messo nel sito. È già sul sito questo, perché è stato creato in occasione della settimana di sensibilizzazione europea. E quindi verrà anche tradotto, e poi faremo anche, evidentemente su tutti questi materiali, faremo anche gli opuscoli divulgativi. Questo è un impegno che ci siamo presi anche relativamente alla continuità del lavoro svolto da Tiziana Codenotti, che approfitto per ricordare come il 14 di gennaio alle 16 alla parrocchia di Sant'Antonino ad Arcella ci sarà una messa celebrata dal padre Danilo Salezza in memoria di Tiziana Codenotti,
e in tempi anche, spero, abbastanza rapidi, produrremo anche un opuscolo con tutti i messaggi, le testimonianze che sono arrivate in questa situazione sicuramente di grande dolore per noi tutti e per la sua famiglia, ma anche uno svelamento di una grande ricchezza che Tiziana ha saputo costruire in questi tanti anni di impegno sociale, civile, culturale, scientifico, mettendoci veramente molto della propria esistenza in questo grande progetto che deve assolutamente continuare. Suo nome in primis, infatti, il laboratorio, stiamo pensando di trasformarlo in un centro studi e ricerche Tiziana Codenotti sui temi della salute mentale, dell'ecologia e delle altre problematiche riguardanti il disagio spirituale. Quindi è un grande impegno che ci prendiamo. A partire dai prossimi giorni chiediamo la collaborazione di tutti e speriamo che riusciamo a evolvere ancora di più rispetto a quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Andiamo qua.